Ciao a tutte e benvenute sul canale. Vi chiedo scusa, quando vedrete questo video probabilmente avrete già visto altri video che sto per pubblicare, perché al momento io che sto registrando questo video non ho ancora pubblicato alcuni video che ho in arretrato, perché purtroppo sono stata assente. Vi chiedo scusa per l'assenza prolungata su YouTube. Ho passato un periodo un po' particolare e avevo idee per registrare video, tag e cose varie, rubriche che volevo riprendere a fare, però il problema è che non avevo, un po' non ho avuto il tempo, un po' non ho avuto sia il te un po' sì il tempo materiale per registrare e un po' il fatto dal punto di vista psicofisico, perché non sono stata né io bene né fisicamente né mentalmente, non che io sia diventata pazza, forse un giorno potrei diventarlo per come vanno le cose nella mia vita, però per il momento non sono diventata pazza, però non ho passato un bel periodo che mi poteva tenere per poter gestire, per fare video. Quando avevo voglia appunto di scrivere, comunque scrivere i post, non avevo voglia. Quando volevo registrare, non potevo registrare. Quando potevo registrare, non avevo voglia. Cioè, tante cose si sono accumulate. Io praticamente non ho avuto la possibilità, appunto, nel toto di fare video. Però per fortuna c'è stato un momento in tutto quest'arco che io ho potuto svagarmi del tutto, ed è stato quello appunto di cui è il succo di questo video, un weekend che io ho passato a Verona, e appunto questo sarà il video cosa ho messo nei miei beauty. Sono stata appunto a Verona per un sogno che si è realizzato. Per fortuna questo sogno si è realizzato e io ho potuto esserci. Diciamo che un altro poco c'è stato il rischio che io sarei potuta mancare, però dovevo esserci, ed era il concerto all'Arena di Verona di NEC, Filippo Neviani, che è il mio cantante preferito, lo sapete, il mio artista preferito in assoluto. E io sognavo un suo concerto all'Arena di Verona da tanto tempo, e anche lui lo sognava. Questo sogno si è avverato. Tra l'altro credo che quando ho preso i biglietti il biglietto ve l'avevo già detto, e quindi sono potuta andare. È stato bellissimo, è stata una cosa emozionante essere lì. Era la prima volta che andavo a Verona, era la prima volta che andavo all'Arena, quindi un posto bellissimo, e il concerto fantastico. Wow! Sì, è passato più di un mese e io sì, non avevo ancora potuto fare infatti io ho i beauty volando per casa ancora, però appunto volevo fare appunto questo video, perché comunque poteva essere una cosa utile, perché appunto visto che ora è estate, qualcuno viaggia, e quindi può essere una cosa d'aiuto per voi anche. Io comunque, premessa, sono partita in bus, ho fatto una lunga premessa comunque. Sono partita in bus, abbiamo fatto la mia amica responsabile ha organizzato appunto un bus con tutti i miei amici. Praticamente siamo partiti in un bus di eravamo una quarantina. Sono stata in albergo, non a Verona città ma fuori Verona, però comunque ho avuto modo di visitare Verona, perché siamo arrivati, tra l'altro siamo partiti il giorno del mio compleanno, quindi è stato un doppio festeggiamento. Per fortuna almeno il compleanno l'ho festeggiato in modo perfetto, praticamente, come ha detto la mia amica Alice, un super compleanno. E praticamente, come vi dicevo, ho viaggiato in bus, quindi non avevo né problemi di spazio né problemi di liquidi, perché comunque non viaggiando in aereo, quindi non c'era il problema di liquidi, di spazio. Ho comunque portato un trolley piccolino, quello che io avevo per l'aereo, che ho comprato anni fa per un viaggio in aereo, e
Però comunque appunto dato che ci dovevo stare solo 2 giorni era inutile portare tante cose e in effetti le cose che ho portato diciamo che mi sono bastate e avanzate. Partiamo subito con il beauty, un capello praticamente. Mi metto la pinzetta perché praticamente ora sono in camera, però non voglio accendere il condizionatore anche se oggi è una delle giornate più calde del mondo. L'anno forse, però adesso sono, siccome oggi c'è un po' di vento, quindi mi sono preso vento, quindi sto bene praticamente, forse tra un po' morirò, mi vedrete colare, in effetti ho solo una sea cream giusto per uniformare, il fondotinta non l'avrei resistito oggi, nemmeno io che sopporto il fondotinta. Comunque partiamo dal beauty. Beauty per quanto riguarda body care, skincare e tutto il resto. Allora, questo è un beauty di Verochet che mi era stato omaggiato, se non ricordo male, con la cartolina di novembre. Insieme c'era la cremina a mani. Comunque, allora, questo è da cernire. Allora, nella cerniera anteriore è rimasto qui praticamente il mini asciugamano, questo infatti è l'asciugamano che io utilizzo quando mi vado ad asciugare il viso post trucco, post struccaggio, quindi anche se poi c'erano gli asciugamani avrei potuto usare anche gli asciugamani là, però mi ci trovo bene con questo perché è morbido. Questa è una delle lavette di un set di Bottega Verde, io uso questi a casa praticamente per non macchiare tutti gli asciugamani, se no ogni giorno mia madre dovrebbe continuare a lavare, vabbè sì, si lavano tutti i giorni, però poi sugli asciugamani mi dispiace che rimangano macchie di trucco, se mi rimangono su questa non è un problema. Poi le salviettine, perché era inutile portarmi struccanti vari, appunto mi sono portata le salviettine struccanti, queste qui erano poche, quindi ho detto bastava questa. Io comunque le salviettine struccanti le utilizzo, sapete, in generale quando non mi va di struccarmi e con tutto il resto, quando non ho voglia, quindi mi sono portata queste che sono le mie preferite, le Night Calming Effect di Fria, perché non mi danno nessun problema dal punto di vista di irritazione, poi dato che dovevo essere fuori dal mio habitat naturale, quindi queste. Poi, e quindi queste ce le avevo nella taschina davanti piatte. Poi mi sono portata, allora, spazzolino e dentifricio, mio spazzolino solito della Mentadent, che è questo qui da viaggio, nella sua pochettina, e dentifricio praticamente è quello che usiamo a casa, non sono riuscita a trovare una mini taglia in giro, e quindi dato che comunque stava finendo il dentifricio, mi sono portata questo, in effetti è rimasto qui, abbiamo aperto l'altro. Sì, noi usiamo praticamente questo qui, il classico Mentadent P, io non ve lo metto mai nei finiti, perché comunque è un prodotto che usiamo in famiglia, quindi non uso solo io, a volte mia madre poi lo prende e lo butta, e quindi non faccio in tempo, questo come il detergente intimo che poi vedrete, e quindi questo qui, il Mentadent P, che è sopportabile da tutti noi. Poi mi sono portata la cuffietta perché appunto per fortuna, perché nella mia stanza che ho diviso con due amiche c'era la doccia e tra l'altro il doccino era quello in alto fisso, meno male che mi sono portata questa, se no mi sarei bagnata i capelli, tra l'altro me li ero tagliati il giorno prima o 2 giorni prima di partire, non mi pare il giorno prima di partire, quindi avevo i capelli praticamente, il parrucchiere mi aveva utilizzato una piastra a vapore, non mi ricordo di che marchio era, fatto sta che una fantastica piastra mi ha fatto i capelli liscio spaghetto che mi sono durati. Allora, Verona ha piovuto, quando sono arrivata a Verona stava piovigginando, le docce, il sudore. Io sono tornata a casa, ho tenuto i capelli altri 2 giorni, li avrei potuti tenere ancora di più, i capelli erano ancora lisci e spaghetto, fantastica piastra. Peccato che costi un botto, e vabbè, perché altrimenti me la comprerei. Poi, come vi dicevo, vabbè, detergente intimo che io ho travasato in questa bottiglietta, io praticamente lo metto sempre qua dentro, in effetti ne sta un altro po', che è quello dell'Intima Roberts alla camomilla. Poi, bagno doccia e crema corpo, mi sono portata questo set al pepe rosa, di cui uno l'avevo comprato, non mi ricordo quale avevo comprato e quale mi aveva mandato Bottega Verde, praticamente l'anno scorso c'erano state le mini taglie e mi pare che il bagno doccia me l'avevano inviato e la crema corpo l'avevo comprata, o il contrario, e l'altro invece praticamente quando avevo fatto gli acquisti dal sito di Bottega Verde, nella welcome box mi avevano messo uno di questi due e poi avevo comprato l'altro. Diciamo che, allora, il bagno
Buonissima, profumazione. Mi piace, in effetti ora questa la toglierò e la metterò in uso, perché comunque ho altri bagni a doccia che mi stanno finendo. Necessito un po' d'acqua. Ho usato per lo più il bagno, cioè la crema corpo l'ho usata poco. Sì, l'ho messa giusto un po' qui, però perché ho usato, mi sono portata altre due creme che poi vi mostrerò, quindi l'ho usata proprio qui sul décolleté praticamente, sulla parte superiore del corpo. Però mi piace, insomma, mi piace la profumazione. Poi appunto passiamo ai prodotti, agli altri prodotti, restiamo sui prodotti corpo e mi sono portata appunto la mia crema gambe, che è quella di crema Sollievo di Bottega Verde, che ve la promuovo, ve la nomino sempre, e questa è ottima. Io tra l'altro appunto ho camminato tutto il giorno, tra l'altro io sono partita, ho fatto il viaggio in autobus, due viaggi in autobus di 12 ore. Il giorno che sono stata a Verona, il concerto era la sera, il giorno ho camminato, mi sono venuta a trovare due mie amiche venete, e sapevano che erano lì, ho detto no, ti venivo a trovare, ci siamo fatti una bella passeggiata con scalinata per vedere Verona dall'alto, e quindi io sono tornata la sera in albergo, non mi facevano male le gambe, tra l'altro l'ho usata anche sui piedi, quindi sono stata tranquilla. Ottima, 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 ottima. Consigliatissima. Appunto, crema piedi, me l'ero portata un campioncino di questa qui, giusto, crema piedi, mi ero portata questa che è un impacco nutriente, antisecchezza, vabbè, lo userò ora nell'estate, ma non l'ho usata praticamente perché mi sono messa quella. E poi, naturalmente, vabbè, adesso è poca perché lo sto usando, la mia crema solare, che è la crema Sol 50 più di Bottega Verde, io l'ho iniziata ad utilizzare già. Me la sono messa praticamente sulle braccia e continuo ad usarla praticamente sulle braccia perché al mare sono andata solo un pomeriggio finora, dopo devi andare al mare, e me la sono portata da mettere sulle braccia ed è stato comodo perché appunto sono stata con la maglietta, forse era meglio la canotta, con la maglietta in giro appunto per Verona, quindi non mi sono scottata, quindi è andato anche questa benissimo. Poi fascia per capelli, naturalmente per tenere su i capelli. Poi saponetta, mi sono portata la mia saponetta, un pezzettino della mia saponetta all'aloe che io utilizzo alternando ad altri prodotti post struccaggio, quindi io mi strucco, struccata con la salviettina e poi dopo mi ho lavato il viso con questa e quindi il viso era pulito. Crema contorno occhi è in questa cosa qui. Questa confezione dell'Ixpotent di Benefit, ma in realtà è la crema contorno occhi al melograno di Cien. E quindi mi sono portata, che ho travasato perché mi sta per finire, ma ho travasato e continuo a tenere qui, mi trovo bene con questa bottiglia, la tengo qui. Stessa cosa per quanto riguarda la crema giorno e la crema notte, che sono appunto, avevo travasato appunto qui dentro, sempre le creme al melograno della Cien, quindi giorno e notte me le ero travasate qui, inutile portarmi il tubetto, insomma. Poi mi sono messa anche la crema solare, voi vedete, letto viso 30 più, che è la crema solare appunto di Bottega Verde per il viso, che da maggio appunto ho iniziato ad utilizzare, uso in combo con la crema viso, quindi miscelo, scusate se ogni tanto faccio così, forse è meglio che sposto lo specchio, le miscelo praticamente, ecco qua, le creme, quella giorno e quella solare viso, quindi faccio da protezione appunto al viso. Ah no, l'avevo messa qui la crema solare. Non questa, ho sbagliato, me l'ero messa qui dentro, no. Allora, no, non me l'ero portata in questo coso qui, la crema solare, ma l'avevo messa qui dentro, è convinta, perché comunque questa la tengo in casa, in utilizzo. E niente, ce l'ho qua dentro, 50 più. Poi, lima, ferrettini, queste qui le avevo trovate dentro l'uovo di Pasqua. Dovrebbero essere della Sevi. Cioè, l'ho trovata adesso un ovetto di Pasqua. Poi mi ero portata, naturalmente, mi ero messa il mio smalto da compleanno negli ultimi
L'ho comprato nel 2012 e dal 2013 che questo è il mio smalto da compleanno ed è il numero 29 Giam & Jelly di Essie che io non trovo più purtroppo, è il mio smalto preferito, una passata copre, però dato che l'avevo messo il giorno prima ancora mi si sbeccava cose varie, mi ero portata questa confezione di dischetti leva smalto di Pupa che avevo trovato in una confezione regalo e quindi eventualmente avrei utilizzato questo, l'avrei tolto e l'avrei rimesso e quindi questa è vuota. Passiamo al beauty, che è questo per il make-up. Questo è un beauty invece di Carpisa che io ho comprato credo 2 anni fa ai saldi estivi. Ottimo per, appunto, per il viaggio. E ha da questo lato la parte per i gioielli e da questo lato poi la parte per il make-up. Io comunque ho utilizzato, vabbè, mi sono messa, vabbè, un anellino. In portanelli mi sono portato un anellino così e poi mi sono portata i miei orecchini preferiti che sono questi qui, luna e stelle e la mia collana con la luna con i glitterini che avevo messo in queste taschine qui. Qui invece avevo messo allora nella taschina questa con il velcro l'eyeliner di Kiko che però non ho usato perché praticamente c'era la possibilità non stavo io quando mi trucco devo stare seduta soprattutto quando devo mettere l'eyeliner un po' per tempo un po' per comodità perché c'era il tavolo ma non c'era uno specchio grande c'era lo specchio grande però in piedi quindi mi sono truccata in piedi e quindi non ho avuto modo di metterlo poi comunque a volte se sono un po' nervosa non mi esce bene la riga di eyeliner e non l'ho usato quindi e poi la cipria di Make Up For Ever HD che questa tra l'altro vorrei provare, mi sa che fanno anche di questa la versione piccolina in cialda, quindi quando in un futuro prossimo, non so chissà quando la finirò questa, oddio la sto usando spesso questa cipria, mi piace un sacco, quindi prenderò probabilmente quella in cialda e io la uso con questo mini kabuki di H&M che va proprio. Cioè, è in forma proprio di questo. Tra l'altro, questa la voglio travasare perché ogni volta che la apro un po' spolvera perché non ha un sifter, ha subito i buchini. E poi passiamo alla cerniera. Vi prendo un po' le cose a caso perché questa praticamente ha uno spazio qui dove io in realtà avevo messo i pennelli perché ha la protezione, però adesso sono un po' sparsi quelli che ho usato e quelli che non ho usato. Allora, da dove partiamo? Partiamo, vabbè, dalla base. Primer, mi sono portata il primer viso, questo qui, la mini taglia del Premium Poreless, che mi piace, la utilizzo più che altro nella zona T, però credo di averlo usato, ce n'è parecchio. Eppure, comunque, la confezione da 5 grammi, ce l'ho anche da parecchio e ce n'è ancora, mi piace tantissimo. Poi, fondotinta. Mi ero portata, allora, il pennello da fondotinta mi sono portata questo qui che è l'Expert, perché mi piace tantissimo questo sia per l'applicazione che per sfumare. E il fondotinta mi sono portata quello alta copertura di Bottega Verde che ho messo in questo pottino, travasato invece di portarmi tutta la confezione, l'ho messo qui dentro. E tra l'altro, per paura che si rompesse, avevo. Dove stanno? Ecco qua. Avevo 2 campioncini, ho detto ancora mi si rompe, mi si svuota e rimango senza fondotinta che è una delle cose più importanti. Mi ero portata anche 2 campioncini. Il campioncino appunto è questo qui, tra l'altro sono dal mio stesso colore e via. Poi correttore, mi sono portata il Fake Up che è quello, la mini taglia del Fake Up che è comunque un correttore anche idratante, quindi dato che dovevo stare appunto fuori tutto il giorno e tutto il resto mi sono portata questo. Però nell'eventualità non dovesse, non sarebbe dovuto, non sarebbe bastato, mi ero portata anche la confezione nuova dell'Instant Anti-Age Cancelletame, un correttore che tra l'altro mi è finito, quindi invece di portarmi quello che avevo perché me ne mancava proprio pochissimo, quindi mi ero portata quello nuovo e infatti era praticamente finito, quindi mi ero portata appunto quello nuovo, però non l'ho aperto, quindi questo ritornerà tra i prodotti di scorta, che tra l'altro quello è un video che vedrete prossimamente. Poi mascara,
Ah no, restiamo sulla base. Mi sono portata il correttore di Kiko, questo qui, che però non ho usato. Anzi, tra l'altro, pennello da correttore, perché comunque quello l'ho applicato e l'ho sfumato con il mio pennello da correttore, lo Sky Corrector. Poi, blush, mi sono portata questo qui della collezione di Cinderella di Essence, rosato. Terra, la mini taglia della Chocolate Soleil di Too Faced, e mi sono portata questo pennello per applicarlo, perché il mio pennello per la terra è grosso e quindi era troppo ingombrante, poi era inutile, ho detto era giusto una cosa leggera, ho usato questo e devo dire questo è il blender di Essence, però dato che io comunque lo applico non faccio il contouring grosso, faccio giusto qui sulla fronte, un po' ai lati del naso e qui. Ma proprio sfumato leggero, quindi no, mi è andato bene anche questo qua. Poi passiamo agli occhi. Ah, poi sopracciglia la mia matita, questa qui di Eylure, che sta sempre diventando più piccola. E poi la mini, che sta finendo. La mini matita di Collistar che io applico sotto il sopracciglio oggi, sotto le sopracciglia oggi non l'ho messa perché non sono riuscita a mettere un cavolo di niente. Mascara, allora mi sono portata questo qui, questa mini taglia dell'Evolume Ultra Noir di Chanel che io ho trovato in un giornale e mi sta piacendo un sacco, ottimo, cioè io adoro questo mascara. Tra l'altro mi piace un sacco, infatti sto pensando, oddio, può darsi che questo, in effetti sto anche sentendo parlare bene da alcune ragazze, da chi l'ho sentito ultimamente? Da Selvaggia. E sto pensando quando un domani finirò tutti i miei mascari di tenerlo in considerazione. Insieme a questo qui che mi stava finendo, siccome il Better Than Sexy che sto usando non mi dura più tutto il giorno, allora ho detto mi porto anche questo, nell'eventualità quello mi dovesse dare fastidio, al massimo mi applico questo, però comunque non l'ho usato, ho usato solo quello, mi è andato benissimo, tra l'altro mi fa delle ciglia definite, mi piace un sacco. Poi, per quanto riguarda gli occhi, Long Lasting Silk Shadow numero 28, questo qui, mi sa che mi sono dimenticata di prendere un'altra cosa, perché, ovvero il primer occhi, che è questo qui, credo di avermi portato questo, dico credo perché poi l'ho messo in mezzo, no sicuramente questo perché quello di Too Faced non mi piace tantissimo quella mini taglia che ho di Too Faced, quindi sicuramente mi sono portata questo. Dicevamo, Long Lasting Silk Shadow, questo qui numero 28 come base, perché poi mi sono portata la Naked Basics. Ho avuto paura, credetemi, che si rompesse, cioè sono stata con l'ansia. Ed è questa qui che ho adorato. Praticamente mi sono portata questa e via. Poi siccome non volevo mettere solo quella e ho detto vabbè mi porto un altro due ombretti, non so, per dare qualcosa, per non avere proprio tutto nude. E mi sono portata due ombretti di Nabla che sono Pegasus e Ground State, ho usato Pegasus, praticamente ho utilizzato qui Pegasus, picchiettato qui al centro dell'occhio. Mi ero portata anche la matita nera, questa di Pupa, avendo 3000 matite mini, me ne sono portata una grande. E poi mi sono portata altri pennelli. Allora, mi sono portata questo, che è il 227 di Zoeva, il mio firmato Cosmopolitan, perché si era trovato, era uscito in un giornale in Germania, me l'ero fatta portare dalla mia amica. E poi mi ero portata il mio mini set di pennelli di The Body Shop che avevo preso a Londra tanti anni fa, che ho all'interno. Il pennello da blush usato, questo che uso che in realtà è di Elf, faceva parte di un set, quindi lo tengo qui dentro, che uso per sotto l'occhio.
questo per dare definizione, questo per le labbra che in realtà uso come punto luce, questo per applicare e sfumare. Questo anche lo stesso non fa parte, questi due praticamente non fanno parte del set, ma io li tengo qua dentro. E poi mi sono portata altri due pennelli che non ho usato, ovvero... No, si è piegato. Mi si è piegato quello di MAC. Non si era piegato, ora si è piegato. Il 2,19 praticamente. Mi si è piegato, dovrò tenerlo un po' così, così ritorna normale. Cose che non si fanno, mi raccomando, come tenete i pennelli, non fate come me in questo momento, che ora mi sto per dare una... Sì, detto che sto per diventare matta. E niente, poi questo qui, che è quello di eyeliner appunto che non ho usato, di Essence. Questo praticamente me l'ero portato per fare tutto quando voglio andare proprio precisa precisa, però non avevo praticamente molto tempo. Per le labbra invece mi sono portata la perfettina come contorno labbra. Mamma mia quanto sta diventando lungo questo video. E poi la pastello fenicottero, questa qui, perché ho abbinato i rossetti che mi sono portata. Ah, ho dimenticato di prendere un taglio, scusa. Ok. Non so dove l'ho messa adesso. Ah, eccolo, meno male l'ho trovato subito. Dov'è? Non c'è. No, dove l'ho messo non me lo ricordo adesso. Ok, mi ero portata Girl About Town, che adesso in questo momento non riesco. Ah, eccolo. Sì, praticamente. Perché comunque, come vi dicevo prima, è passato un mese, quindi alcune cose le ho messe in mezzo e me ne stavo dimenticando. Credevo che stava lì. Nella mia pochettina, questa qui, che è vecchissima, l'ho trovata in una TV Stelle. Chi se lo ricorda TV Stelle? Porta rossetti, duo. E quindi mi ero portata sia Girl About Town che il rossetto liquido Tenuta Estrema di Bottega Verde nella colorazione rosa shocking. E io praticamente a volte l'ho fatto solo una sera, la sera prima, il giorno del concerto no, questo come base e poi Girl About Town applicato sopra. Poi, a parte questi, mi sono portata anche alcune cose che ho tenuto in borsa. Allora, burro cacao, lip balm, sia questo qui dell'Occitane che sto finendo alla rosa, che questo qui, protezione solare di Bottega Verde, quindi dato che dovevo stare fuori in giro, mi sono portata questa. Poi mi sono portata l'acqua profumata, vabbè, questa me la porto sempre, questa c'è cioè una pochettina, alterno questo, quella di questa è quella di Pupa al Gelsomino, altrimenti ho quella Love Spell di Victoria's Secret, che quindi alterno le tengo in borsa perché adesso vado di acque profumate praticamente. E comunque durante il viaggio, insomma prima del viaggio, ho usato questo. Mentre per quanto riguarda proprio come profumo, ho questo campioncino che mi avevano fatto da Bottega Verde di Dolce Gabbana, che è un profumo che mi piace un sacco. E poi mi ero portata per affrontare il viaggio questa, la mini taglia dell'acqua termale, perché sapevo, io avevo già affrontato viaggi di 12 ore andando a Milano, quindi sapevo a cosa andavo incontro, quindi questa ce l'avevo portata di mano. E poi per il viaggio appunto ho utilizzato questo qui, non ho messo rossetti, non ho voluto mettere quelli, e ho tenuto questo perché comunque il viaggio in bus è pesante, 12 ore, immaginate un po', che è l'Instant Light o Eclat Minute numero 5 di Clarin. Io questo lo utilizzo e lo adoro perché, tra l'altro, quando le labbra secche me le idrata, quando sono raffreddata che mi si iniziano a screpolare di qua. Infatti ultimamente l'ho usato parecchio e poi c'è stato un periodo che mi sono anche raffreddata, quindi ottimo. Niente, il video è finito. Finisce qui, vi ho mostrato tutto, non vi ho mostrato le cose di abbigliamento che mi sono portata, ma ho viaggiato praticamente leggera, mi sono portata giusto due o tre cambi, un vestitino per la sera, mentre per il concerto il mio solito pantalone e maglietta, insomma. Vi lippo, concerto, ripeto, fantastico, se vi piace
avete la possibilità di vedere un concerto all'arena o di poter andare, qualsiasi cosa vi piace, di poterla vedere all'arena, andateci perché ne vale la pena. Io per fortuna avevo il posto prenotato, quindi non dovevo fare neanche tanta tanta tanta, tanta fila. Quindi davvero, tra l'altro ci voglio tornare perché Verona mi è piaciuto un sacco e quindi diciamo, ho visto tra virgolette poco, però la voglio, spero di poterci tornare un giorno e visitarla bene. Quindi niente, io vi saluto, spero di riuscire. Oggi ho un po' di tempo, quindi dovrei registrare altri video e quindi nulla. Il video finisce qui, noi ci vediamo alla prossima. Un bacione, ciao ciao!